Ciao a tutti, sono Candida, questo è il mio video, il mio primo video dopo le vacanze estive. Innanzitutto mi auguro che abbiate passato anche voi come me delle buone vacanze e diciamo che per essere il primo video voglio fare qualcosa di molto semplice, perché non so voi, ma io quest'anno ho un po' di difficoltà a carburare e quindi mi sento ancora in vacanza e non mi sono ancora attivata per fare qualcosa di più importante. Diciamo che la mia idea è questa. Visto che mi ero già procurata prima delle ferie il materiale per realizzare un album che voglio fare con la collezione di Ciao Bella, che mi piace tantissimo, The Sound of Autumn, cosa ho fatto? Allora, devo ancora impostare l'album, decidere come farlo tutto quanto, però ho voluto cominciare a prepararmi degli abbellimenti, o meglio, più che degli abbellimenti sono delle taschine che inserirò poi nell'album da poter utilizzare per inserire dei tag o delle foto, qualcosa del genere. E visto che avevo appunto realizzato questo abbellimento, ho deciso di fare un video per farvi vedere come realizzarlo. È una cosa semplicissima, quindi immaginatela con la carta dei colori che vi interessano, gli abbellimenti che avete in casa, di qualche album, e rimangono delle cose carine che voi potete utilizzare come meglio credete. E dunque, per fare questa tasca ho utilizzato della semplice carta in formato A4. Allora, ho preso il formato A4 perché ho questo, praticamente è la metà del mio foglio che ho utilizzato per realizzare questa tasca. E ho utilizzato il foglio A4, così non dobbiamo fare nient'altro che tagliare a metà il foglio e non abbiamo nessuno spreco. Utilizzeremo una striscia, ogni striscia di metà foglio per realizzare la nostra taschina. A questo punto cosa faccio? Divido anche questa, così ne facciamo tre, giusto per avere un po' un'idea di come poterle decorare in maniera diversa. Allora, vado a tagliare il mio foglio a 10 e mezzo, che è appunto la metà. Poi chiaramente qui millimetro più, millimetro meno non fa assolutamente nessuna differenza, tanto non si nota neanche, e le tasche sono una indipendente dall'altra. Allora, praticamente noi faremo tre di questi tag muniti di tasca. Allora, io il primo l'ho fatto a caso, nel senso che non sono stata lì a prendere misure. Adesso la farò uguale a questa, ma nel frattempo vi darò anche un'idea delle misure che dovete utilizzare per realizzare una tasca come la mia. Quindi adesso io mi prendo questa di riferimento, ok? Ma poi vi dico praticamente di quanto dovete fare il piego. Allora, facciamo così. Realizzo un primo piego che è questo, e le dimensioni sono 10 centimetri scarsi, 9,90, ma potete farlo anche 10 centimetri, non cambia assolutamente nulla. Dopodiché, realizzato, vedete, il primo piego, cosa vado a fare? Vado a piegare la parte superiore in modo da chiudere completamente la mia tasca. Chiaramente lascio, vedete, qua c'è la mia tasca, lascio almeno 1,5 cm di margine, quindi facciamo così. Io lo faccio di nuovo come ho fatto esattamente la mia per farle tutte uguali, ma per darvi un'indicazione vi dico che ho fatto un piego a 6 cm. Questo vuol dire che ho fatto 6 cm di piego dal lato superiore e 10 cm di piego dal lato inferiore. Fatto ciò, vedete, ho cominciato a realizzare la mia tag. Cosa vado a fare? Vado a creare un piego di quello che volete, 1 cm, 1,5 cm. Sulla parte alta della mia taschina, in questo modo, così.
Io lo tengo ad occhio, facciamo più o meno un pochino, poco più di un centimetro. Vedete che è tutto molto semplice, non avete bisogno di nessuno strumento particolare. Questo, vedete, sarà il punto in cui si aprirà la mia tasca. L'ho fatta ad occhio, comunque le dimensioni, sì, sono 1,5 cm. Quindi dal centimetro al centimetro e mezzo potete fare la dimensione che volete. Quindi, fatto questo, vado a fare nello stesso modo tutte e tre le mie tasche. Una volta che ne avete fatta una, potete fare come me, che vedete, prendo la tasca sotto di riferimento, visto che, ripeto, non c'è bisogno che il tutto sia fatto perfettamente con la stessa misura e vado a realizzare anche le altre due tasche. Questa vedete che potete mettere a fianco. Questa carta è leggermente più spessa dell'altra, quindi, ma non cambia nulla. È solo un attimino più, dovete, diciamo, fare, se la carta è un po' più spessa non dovete sbagliare col piego, perché altrimenti vi rimangono i segni. Dovete farlo un pochino più deciso subito. Dopodiché qui ad occhio vado a piegare di nuovo il cartoncino in alto, così. Ok. Vedete che è una cosa veramente semplicissima. Non c'è possibilità di fare qualche cosa di sbagliato. Riprendo di nuovo il mio riferimento. Più o meno piego così, in questo modo. Pieghiamo la parte sopra. Adesso vi sto facendo vedere il procedimento per tutte e tre, così diciamo che vi serve anche un pochino per capire meglio come sono state realizzate, ma magari adesso che devo andare ad incollare i bordi, fare delle cose più semplici, lo faccio per uno e poi evito di farlo per tutti e tre, così evito di fare il video tanto lungo che diventa, diciamo, inutile. Nel momento in cui uno capisce come deve fare una procedura, è inutile perdere tempo a farlo vedere per tutti e tre. Queste praticamente sono le mie taschine, diciamo, preassemblate. Adesso cosa vado a fare? Prima di andare a incollare i bordi, voglio fare una cosa che è importante. Allora, vedete che ho intanto creato questa fustella in modo che rimanga più semplice aprirla e prendere quello che volete introdurre dentro. Allora, io per fare questa operazione ho utilizzato questa fustella, però, come dico sempre, non è fondamentale avere questa attrezzatura, perché basterebbe prendere una qualsiasi cosa, vi faccio vedere, prendere un qualsiasi cosa di rotondo, segnare magari dal rovescio così poi non si vede la matita, segnare come volete tagliare e ritagliarlo con la forbice. Quindi, vedete che potete farlo in qualsiasi modo. Io lo faccio con questo per velocità, visto che ce l'ho. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare proprio un piccolo taglio, diciamo così, ad occhio al centro, e lo vado a fare per tutte e tre le mie taschine. Vado a centrare così e vado a centrare così. Questo, prima di chiudere tutto, con il mio solito timbro vintage photo della Distress, che mi avrete visto usare 2000 volte perché praticamente lo passo dappertutto, vado a passare il bordo di tutta
la mia tasca. Questo vado a farlo adesso, così rimane anche più semplice come tipo di lavorazione, perché altrimenti dopo che una volta che tutto è incollato, per esempio già solo per fare questa parte qui incollata non va bene. Nello stesso modo, finito il bordo, vado anche a fare le pieghe, perché mi piace che si veda anche sulle pieghe qui e qui il mio timbro. In questo modo vado a sporcare col timbro tutte e tre le mie tasche, le mie tag. Allora, passato il mio timbro su tutte e tre le tag, posso andare ad incollare. Allora, per incollare come faccio? Utilizzo un filo di colla, io utilizzo uno dei miei applicatori che sono comodi perché praticamente mi fanno uscire veramente un filo di colla sulla parte che devo incollare, e cioè questa. Vado proprio a mettere, vedete, un filino, più lo mettete vicino al bordo e più rimarrà libera la vostra tasca all'interno. Così piego e vado ad incollare in questo modo qua. Faccio la stessa operazione per tutte e tre le tasche, per tutte e tre le tag. Non so perché dico sempre le tasche, perché in effetti sono una tasca, però chiamata tasca non è proprio un granché. Quindi vado a mettere il mio filo di colla così e vado ad incollare i laterali. Due, e facciamo l'ultima. Adesso sto facendo queste tag, ma sinceramente non ho ancora studiato come fare l'album, ma sicuramente lo farò in modo da applicarle da qualche parte o inserirle in qualche tasca. Boh, adesso vediamo. Ecco, ora fatto questo lavoro, quindi dopo aver attaccato i bordi delle mie tasche, un'altra cosa che devo fare è andare ad attaccare questa parte che rimarrà, vedete, ve lo faccio vedere su quella finita, che rimarrà chiusa, che mi permetterà di aprire la mia tag, però rimarrà chiusa, e dove ho fatto l'anello per far passare un nastrino. Quindi nello stesso modo andiamo a mettere la colla qui sul bordo che vogliamo incollare. E li incolliamo. Perfetto. Vedete, così lo lascio in questo modo, così si incolla bene. Idem per tutte e tre le tasche. Non esce più la colla, si deve essere un po' ostruito. Il buco qui è sottilissimo. Devo far uscire un po' di... Vediamo un po'. Se riusciamo a dargli un colpo, sì, forse sì. Infatti questo dosatore è utilissimo, l'unica cosa, bisogna ogni tanto pulirlo, perché a volte capita che quando la colla è spessa si asciughi dentro e quindi non esce bene. Però noi facciamo così, prendiamo il tappo che è munito di aghettino e andiamo un attimino così a lavorare dentro in modo da pulirlo un po'. Vediamo se adesso va meglio. Sì, ecco, perfetto, vedete che era solo un po' ostruito, perché basta lasciarla aperta senza l'aria inserito anche solo per poco, che chiaramente si asciuga. Quindi bisogna in realtà ogni volta avere l'accortezza
di chiuderlo, così non ci sono problemi. E vado ad incollare anche l'ultimo in questo modo. Ecco fatto. Adesso per dare la forma di una tag vado a tagliare i miei angolini. Quindi lo potete fare a caso, io per farle tutte uguali, visto che devo inserirle nello stesso album, una volta che ne fate uno, cosa fate? Lo sovrapponete così, tagliate, perfetto, così e così. Una volta fatto uno avete sempre il riferimento, quindi diventa tutto più semplice. Ma il primo, ripeto, potete tranquillamente farlo a caso, tanto non cambia nulla. Quindi andiamo a tagliare tutti gli angolini. E visto che ho tolto una parte che avevo passato con il mio timbro, vado a ripristinare solo gli angoli, così, con il distress. Allora, finite queste operazioni, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il buco, l'occhiellino, diciamo, per inserire il nastrino. Allora, vado a fare il buco al centro. Praticamente cosa faccio? Lo vado a fare al centro in orizzontale della mia tag e al centro di quella zona che ho lasciato da un centimetro e mezzo, o da quella che avete lasciato voi, può essere da un centimetro a mezzo centimetro, io ho lasciato un centimetro e mezzo, quindi comunque al centro di questo vado a fare il mio foro. Quindi direi anche questo chiaramente si può benissimo fare ad occhio, tanto non è una cosa di vitale importanza se c'è qualche millimetro di differenza. Quindi uno, quindi due, meglio sempre togliere tutto. Questo attrezzo non è così sofisticato, però quello che deve fare lo fa, va benissimo. E quindi 3. Fatto questo vado ad inserire l'anellino, così nel momento in cui volete appunto mettere un nastrino o qualcosa rimane più. Oh, questo non mi ricordo mai come devo usarlo, ma mi sembra così, vediamo un po' se riusciamo non fare una schifezza, ma direi che è giusto. Ok, quindi uno, due, così e tre. Quindi ok, quindi abbiamo inserito gli anelli in tutte e tre le tag e fatto questo non ci resta che decorarle. Allora, per decorarle io ho utilizzato in questo caso chiaramente dei disegni che ho ritagliato dall'album che voglio utilizzare per fare il mio album, e voi farete lo stesso, però largo alla fantasia. Adesso magari proverò a decorerò in maniera un pochino diversa da quella, giusto per fare qualcosa di diverso, vediamo un po' come. Per esempio, una cosa che mi piacerebbe fare è utilizzare magari un timbro che potrebbe essere tipo questo, anche delle scritte, per esempio, che rimane subito bello. Allora, facciamole una alla volta e facciamole magari
così in maniera un po' diversa a seconda di quello che ci viene in mente al momento, perché anche lì, ecco, non è che sono stata lì a preparare. Avevo ritagliato un po' di particolari dall'album, sempre questo prima delle vacanze, ma poi non avevo ancora più fatto niente perché sono andata via. Fatto questo, vediamo un po', di usare le decorazioni che ho tagliato. Per esempio, in questo caso potremmo mettere giusto questa cosa qui. Sì, così potrebbe essere un'idea. Allora, vediamo un po'. Andiamo ad incollare e poi vediamo come ci viene. Qui. Così. E adesso andiamo a mettere il fiore. Così in modo da non coprire le scritte. Va bene così. Ecco. Un altro fogliettino qui. Chiaramente la decorazione, che è la parte sempre più divertente, c'è poi da dire che veramente è una cosa molto 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 soggettiva. Perché poi si può abbellire con qualsiasi cosa, con i glitter, per esempio. Qui possiamo mettere semplicemente tipo del pizzo. Allora, facciamo così: tagliamo, poi dopo la parte in più magari la tagliamo dopo. Ok, allora qua per incollare il pizzo magari utilizzo questa colla che è un pelino più efficace, mentre l'altra va bene per la carta, ma per le altre cose preferisco utilizzare questa colla perché è più tenace, che non vado a mettere dappertutto, perché mi piace che rimanga il pizzo un pochino svolazzante sul bordo. Quindi io l'appoggio così e lascio che si attacchi nella parte centrale e che rimanga poi libero sui bordi, così. Ancora un po' di colla qui perché se no rimane proprio staccato. Ecco, adesso quando si incolla bene vado a rifilarlo bene, a parte che è quasi preciso, ma posso rifilarlo appena appena un pochettino. Ok, idem un po' di questo pizzettino qua più piccolino, potrei metterne, allora vediamo un po', tagliamo dritto. Possiamo metterne così. Ne possiamo mettere un pezzettino tipo qui così. Sì, lo metto così. Anche qua utilizzo questa colla che è quasi finita. Questa colla la trovo proprio. Allora, io la uso tantissimo perché mi permette di incollare. Devo dire quasi tutto. L'unica cosa, se seguite i miei video avrete visto, utilizzo la Glossy Gel, che è una pasta trasparente per attaccare, diciamo, le parti un pochino più spesse di metallo, di legno, perché comunque sono più pesanti e con quella colla mi trovo meglio. Diciamo che con quella pasta mi trovo meglio, ma per tutto il resto, sinceramente, utilizzo tantissimo questa colla. Qua possiamo mettere per esempio questo verde un po' più sparato, così dà un po' di colore. Ok, facciamo così, facciamo un bel fiocchettino. Ok, o anche semplicemente un nodo. Così. Adesso
questa raffia la devo piegare un pochino in modo che rimanga un po' così. Tagliamola pure. Così. Questa per esempio potrebbe essere una taschina finita. Vedete l'effetto finale poi questo. Quindi qua potete inserire quello che volete. Andiamo a farne un'altra. Allora, qua possiamo utilizzare, per cambiare un po', farei così, taglierei un pezzettino di juta. Intanto vado a recuperare un po' di questi fili che della juta che qua possono servire. Poi vado a tagliarne un pezzettino così. Taglio proprio un pezzo piccolino, tanto ok. Faccio andare via un po' di fili, così rimane irregolare. Ok. Va bene così. Poi possiamo prendere la pagina di un libro vecchio. Questo prendiamo ancora questo qua. Possiamo mettere in questo modo qui. Chiaramente passiamo dappertutto il nostro distress, anche sulla juta. Così. Ok. Incolliamo questo con la carta, tanto va bene. Chiudiamo perché sennò si secca. Questo invece lo incolliamo con questa colla che è più tenace. Così. Eccoci. E qua andrei a mettere, per esempio, allora, metterei un fiorellino qui così. Questo sempre per riprendere il mio album futuro. Facciamo così. Ok. Mettiamo anche una fogliolina. Ok. E poi sopra vediamo un po' se riesco a fare una cosa così. Non so, provo, perché magari non viene bene come in mente. Volevo fare una specie di cosa così. Ok. Allora, tengo un attimino così. Poi taglio un pezzo di pizzo che metto qua. Allora, mettiamo qua, facciamo che mettere la colla qui, tanto uguale. Ok, attacco questo così, poi vado ad attaccare questo qui. Volevo metterlo così, tipo, mettiamo anche un po' di colla qui e qui. Dobbiamo dargli solo un pochino il tempo di
di attaccarsi perché non si attacca in maniera proprio immediata. E poi possiamo andare a mettere una scrittina, quindi magari questa, così. Piaceva l'idea di usare. Allora, facciamo così. Mettiamo questa. Che mi blocca anche il tutto e poi gli mettiamo anche una fogliolina così fa ancora più motivo. A posto, magari la infiliamo qui, ecco. No, ho sbagliato perché non devo metterla dove c'è la piega, devo metterla qui, allora così. E non qua, perfetto. Perché vedete, l'avevo messa dove adesso le mani tutte piene di colla, questa cosa non va bene. L'avevo messa dove c'era il piego, ma il piego dovete chiaramente lasciarlo sempre libero. Quindi allora aspettiamo un attimo, tanto il tutto si asciuga. Quando una volta che si è asciugata un po' la colla non si muove più nulla. Allora, qui per fare invece una cosa un po' diversa possiamo utilizzare tipo uno stencil che potrebbe essere boh, una cosa qualsiasi. Allora, facciamo così, prendiamo questo. Prendiamo questo stencil che riproduce un po' il legno, quindi con il mio distress vado a fare un pochino di movimento così, vediamo un po' come viene, ecco, non è male. Facciamo lì, facciamo qui. Eccoci. Vedete che basta veramente niente per... Oh, per creare delle cosine carine, perché secondo me sono carine. Poi magari utilizzate per appunto decorare un album, per fare delle cose, danno subito un'altra presentazione. Ecco qua. Quindi questo potrebbe essere la seconda tag. Adesso finiamo con l'ultima. Quella che è fatta con la carta più sottile. Allora, mettiamo, farei dunque, vediamo un po', per metterei anche qui la mia scrittina, così, sì, potrebbe essere un'idea semplicemente la scritta. Ok, e poi qua mettiamo questo. Allora, vediamo cosa mettere sotto per cambiare un po'. Allora, prendiamo questo, non mi ricordo neanche come si chiamano questi qua, questi tovagliolini di carta da mettere sui piattini. Allora, prendiamo il mio distress e chiaramente devo un attimino sporcarlo, quindi facciamo questo lavoro qua, così. Ok, leggermente così. Quindi andiamo ad incollare, direi così. Lo vado ad incollare così e poi taglio il bordo, così almeno non ho un riferimento più o meno di dove devo incollarlo, perché sennò una raggiera così. Ok, e andiamo ad incollarlo così, va bene. Vedete che è tutto fatto molto d'occhio, molto senza star lì a perdere troppo tempo. Ok, quindi ritagliamo bene.
così. Poi eventualmente se i bordi non sono perfettamente incollati, basta aggiungere un po' di colla e lo incolliamo ancora meglio. Ok, col nostro distress per coerenza andiamo a fare anche i bordi, così rimane più giusto con tutto il resto. Ok, perfetto. E adesso vado ad incollare le mie scritte. Quindi incolliamo questa. Così. Mettiamo la mia fogliolina. In questo modo qui. Ecco. Poi possiamo mettere per coerenza, così non sprechiamo nulla, mettiamo anche una parte di, gli diamo un po' di sagoma, tipo questa, così. Ok, vado a sporcare anche questo, così. Quindi questo lo incolliamo così, mettiamo un po' di colla, così, non troppa, tanto quando la carta è sottile veramente la colla che dovete mettere è pochissima, perché altrimenti rischiate solo di sporcare troppo la carta e non serve a nulla. E poi andiamo a mettere il nostro fiore qua. Stiamo tappando un pochino, ok, perché prima non l'ho chiuso e quindi sono stata castigata. Eccoci qua, perfetto, chiudiamo questo bene. Ok, allora qui possiamo mettere, per cambiare un po', possiamo attaccare tipo degli strass, che sono sempre carini, che danno un po' di luce. Allora, vediamo un po', facciamo così, possiamo attaccare una fila qui, tipo, possiamo attaccare una fila qui. Così. Mettiamo un po', mettiamo qui. Questo veramente, cioè, boh, io quello che mi viene in mente in questo momento, nel senso che, come dico sempre, se magari faccio il lavoro tra mezz'ora lo faccio completamente diverso. Perché poi alla fine è tutto abbastanza, boh, pizzettini, no, direi di no. A questo punto però voglio mettere anche qui qualche scritta, perché mi piace proprio il discorso di sporcare un po' la carta, perché rimane secondo me più bello. Ecco, anche solo proprio leggermente, o magari se vogliamo, a seconda di quanto timbro mettete, chiaramente viene più o meno. Facciamolo un po' di più qui, così copre tutto. Ecco, e qui un po' di meno. Ecco, mi piace di più. Anche qui sporcherei un po'. Perfetto. Adesso possiamo inserire, allora anche qui possiamo mettere del nastrino, magari un pochino più bello della raffia che ho messo qui, anche per cambiare. Vediamo un po' tra i vari nastri. Allora, possiamo mettere sia il cordino questo, che va sempre bene, però, allora, in uno mettiamo cordino e raffia verde insieme, così direi su questo, che è poco colore. Così lo ravviva un po'.
No, sprecato. Taglio un po' perché. Facciamo così. Facciamo un bel fiocco. Perché comunque essendo autunno, essendo così, è anche bello che rimanga una cosa un pochino più rustica. Quindi direi che così può andare bene. Tagliamo solo queste parti che sono troppo lunghe, tipo così. Poi qui possiamo mettere, vediamo un po' se trovo del nastro anche magari rosso, che non starebbe neanche male, ma deve essere molto piccolino. Allora, questo che è un recupero che ho fatto da non mi ricordo dove, potrebbe, sì, è carino. Tra l'altro qua c'è un, come posso fare per... Questo qua sinceramente mi piace, ma vedete che ha le parti sotto con questo motivo, quindi sinceramente non lo uso per questo, perché sicuramente lo potrò usare per qualche altro lavoro che magari rende un po' di più. Mi dispiace sprecarlo per utilizzarlo qua, che non è proprio necessario. Allora, vediamo se trovo il nastrino, un nastrino diverso. Questa è la prova che non mi ero preparata nulla e che quindi... Ah, c'è anche questo, vediamo un po' se riesco a farlo passare. Sì, che è un po' così, con tanti colori, potrebbe essere un'idea. Allora, proviamo, vediamo se mi piace. Ok, mi piace. Questo rimane un po' rustichino, rigido, quindi va bene così. Così tagliamo, anche qui tagliamo lo storto, ok, e due. Magari posso mettere per fermarlo poi un po' di colla, anzi gliela metto subito, visto che io voglio che rimangano come dico io, faccio così, gli metto un po' di colla qui. E il blocco, ok, così non si muovono. Ok, facciamo asciugare bene, così rimane fermo. Ok, e invece qui vediamo un po' se c'è invece un pizzo più sottile, potrei usare questo qui, che non è sottile, ma essendo molto molto leggero, lo piego tranquillamente e riesco tranquillamente ad inserirlo. Così. Ci serviamo della forbice per aiutarci. Ok, ecco, il pizzo è sempre bello. Fa sempre un po' sciabbi, ma a me piace da matti, infatti anche lì pizzi e pizzettini su tutti i miei lavori, come avete visto, sono sempre tantissimi. Eccoci qua, è bello anche così. Eccoci qua, quindi adesso vi faccio vedere i quattro lavori finiti. Questo qui con gli strass più luminoso e
questo era il primo che avevo preso di esempio. Dopodiché queste tag voi potete utilizzarle, io adesso deciderò poi perché ripeto devo ancora fare l'album, però o le potete incollare su una pagina e quindi vi serviranno per inserire un qualcosa e le lasciate fisse, oppure possono essere delle tag che voi inserite magari in qualche tasca, in qualche posto che preferite. Questo è quanto, quindi le vedrete poi nell'album nel momento in cui riuscirò a farlo. Spero che vi abbia dato lo spunto per creare qualcosa anche voi, per i vostri junk, per i vostri album, per immaginate quante cose potete fare, da incollarli su un regalo, quando fate un regalo, potete utilizzarli come meglio credete. Spero che anche questo video di oggi, direi molto semplice, vi sia piaciuto. E se avete dubbi o domande scrivetemi e come dico sempre vi risponderò più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciatemi un like o un commento. Così magari se vedo che anche video semplici di questo tipo sono apprezzati ne posso fare altri con un qualcosa di diverso. E, detto questo, ci vediamo con il prossimo video che non so se sarà proprio il prossimo video quello dell'album, ma farò di tutto perché lo sia, altrimenti vedrete queste tag in uno dei miei prossimi video dove farò l'album che ho in mente. E detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!